sono state riconosciute dallo Stato in quanto sono così diffuse, così Vabbè, praticate. in Russia poi ci Sì. sono anche, beh, c'è lo sciamanesimo in Russia ancora, Sì, no, in ma alcune ci sono zone della proprio, ma, Russia, per cioè esempio in esiste Lituania, ad tuttora il esempio, paganesimo. nei Paesi Baltici c'è una fioria, ad esempio, di organizzazioni, proprio di religione organizzata, Sì, addirittura proprio beh, pagane, che sono state riconosciute dallo Stato, ad ci esempio. sono anche delle popolazioni, diciamo, europee o asiatiche europee che non hanno neanche conosciuto la cristianizzazione, come Sì. i popoli dell'Asia russa, che tuttora sono appunto Ma sciamani, hanno una anche negli religione Stati Uniti il sciamanistica. paganesimo sta avendo una grande diffusione, Beh, negli Stati anche se è un po' diverso Uniti dal sì, c'è un nostro. altro discorso perché lì è un fiorire continuo di Sì, sette questo è contro vero. sette, quindi è bello stesso. Poi Vabbè, ad sì. esempio, negli Stati Uniti esiste un'organizzazione proprio che si rifà alla religione romana proprio nella maniera classica, ad Sì, beh, esempio. negli Stati Uniti esistono tante. Comunque, Esiste non tutto. so se avete visto un film di Pupi Avati, Magnificat, Sì. che è appunto ambientato nell'alto medioevo. E dove ci sono alcune scene che fanno vedere proprio quanto ancora il paganesimo fosse radicato nelle genti contadine Mia dell'epoca. figlia dice Eppure che ce l'ho, c'era. ma non l'ho visto. Eh? Mia figlia dice che ce l'ho quel film, ma devo ancora Beh, ad vederlo. Beh, esempio, guardatelo perché è un senz'altro. film sull'alto medioevo che è impressionante. Sì, beh, È infatti, ad esempio, guarda, se tu impressionante. prendi, ad esempio, ci sono anche delle, ad esempio, delle opere anche contemporanee, ad esempio, non so se tu conosci, ad esempio, la casa editrice La Priuli e Verlucca, che, ad esempio, hanno fatto diversi testi proprio sulla religiosità che esisteva nelle antiche popolazioni alpine. Ad esempio, esistono delle case editrici che hanno fatto libri sulla stregoneria, ad esempio, in Italia, come movimento di resistenza proprio religiosa. Io, ad esempio, parlo dell'esempio delle zone elf di Ivrea. Ad esempio, io qua ho un libro in radio che appunto è Uomini di ieri, montagna di sempre, in cui c'è proprio un richiamo continuo a queste antiche forme religiose un po' decadute, un po' perse nella cultura anche alpina. Ma d'altronde cioè, il paganesimo non è mai stato annientato, è sempre sopravvissuto ed si è sempre mantenuto. Sì, anche Addirittura un accanto paio alla d'anni fa ci religione fu un convegno ufficiale. sulle grandi madri a Torino in cui si disse che al di là di una religione cattolica ufficiale esisteva un paganesimo di Grande tipo, madre, esisteva certo. cioè, un paganesimo di tipo popolare, cioè Sì, diffusissimo. accanto alla religione ufficiale il paganesimo è coesistito per molti secoli, poi Sì. addirittura, beh, ti dico, in questo Magnificat c'erano delle scene in cui i contadini, per esempio, c'era un'usanza, naturalmente ormai persa da secoli, in cui quando morivano delle persone care della famiglia, piantavano un palo nella terra e una colomba in legno sopra al palo in segno Non appunto so se della. tu conosci un autore inglese, un certo Leland. No. Leland, ad esempio, è stato nello scorso secolo, cioè nel 1800, è stato in Italia e ha raccolto in Toscana da una strega che si chiamava Maddalena, ha raccolto Aradia, che sarebbe il Vangelo delle streghe. E proprio era la sopravvivenza, proprio, ma a livello proprio praticato, a livello proprio popolare, ancora cioè vivo, nel senso, e diceva che addirittura interi paesi dell'Emilia Romagna, della Toscana, i più nascosti, i più interni, erano ancora pagani. E si parla Ah, del beh, sì. 1880. Ma sì, ma certo che c'è Tanto anche. per dire, io ti posso citare un fatto, ad esempio nel Vicentino c'era a Chiuppano, c'era ad esempio la festività delle ninfe, e sopravvissuto fino all'inizio del 1950. Cioè, Sì. logicamente perso non come l'aspetto antico delle ninfe, delle acque, però è sopravvissuta, cioè nel senso che e queste cose rimangono, sono tantissime cose che proprio si riconducono a un paganesimo vissuto contemporaneo, ma d'altronde finché esisterà la terra, esisterà la natura, ci sarà sempre il paganesimo. Finché ci sono alberi ci saranno pagani. Ma d'altro canto anche questo bisogno di politeismo che in fondo anche, diciamo, è insito anche nelle aspirazioni umane, può essere anche stato un bisogno che è stato anche, diciamo, sopperito dal culto dei santi. Infatti Sì, l'hanno camuffato l'hanno proprio. camuffato. Era perché era un È recinto, un quasi. Sì, ghetto, e l'hanno messo lì dentro, sì, dei anni fa. Certo. perché ogni città ha un suo santo, quasi come fosse un dio, Sì, come se fosse un Quirino. un Quirino, un dio appunto custode della propria città. E comunque, niente, se avete occasione di guardare quel film, fatelo perché è molto interessante, è proprio ambientato nel Novecento, Ottocento d.C. Va Ecco, bene. è questo. Va D'accordo. Noi bene, ti grazie ringraziamo. Andrea. Di Ciao. niente, Grazie, ciao, ci ciao. vediamo. Ciao. Sì, c'è un'altra telefonata. Pronto? 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 Scusa Giampaolo di nuovo, mi Senti. scuso se intervengo ancora. Dimmi.
pensavo di essere fuori posto a pensare che ci fosse ancora tutt'oggi del paganesimo dentro il cristianesimo stesso, quindi contraddizioni a non finire. Sì. Perché il fatto di avere tutti quei santi che sono innumerevoli dentro al calendario, cosa sono? E venerabili, no? Sì, e sì. Quindi sono contraddizioni enormi, perché penso che all'inizio fosse stato paganesimo anche lo stesso cristianesimo, in un certo senso, fra parentesi. No, è già cominciato come monoteismo. È partito col piede sbagliato. Sì, è partito immediatamente col piede sbagliato. Sì, però dicevo che dentro agli stessi cristiani c'erano i pagani, perché per esempio in Tibet, quando è entrato sia in Cina che in Tibet il buddismo ha lasciato tutte le divinità pagane, le ha lasciate tranquille, sì, dentro, non si è permesso di far violenza. Sì, basta pensare che nel Tibet esisteva la religione Bon, che era una religione tipicamente pagana, ad esempio. Sì, ma senz'altro, ma addirittura i nostri cosiddetti missionari pensavano che andando in Cina la nostra religione sarebbe diventata la prima religione, e invece loro l'avrebbero accettata se fosse passata come quarta o quinta religione, perché loro hanno il taoismo, il confucianesimo per i rapporti così di etichetta fra uomo e uomo, per rispetto, eccetera. Gianpaolo, sì? Posso chiederti di risolvermi un problema? Ma non saprei. No, dovresti dirmi perché il Dalai Lama e Wojtyla vanno così d'accordo. Ma lo sai che qua, perché per la tolleranza del Dalai Lama, perché quando il Dalai Lama va addirittura a trovare il Papa, gioca con la stola che ha intorno e si mette a ridere. Ma sai che io ho invece un altro sospetto? Sì. Che si siano messi d'accordo ognuno con i propri schiavi. Tu mi aiuti a me per avere i tibetani miei schiavi e io aiuto te per garantirti qualcosa. Ma può anche darsi, tant'è vero però, che di buddismo ne esistono varie correnti. Certo. E la più ortodossa sarebbe il Theravada. Mia sorella, che è sicuramente in ascolto, è buddista, per esempio. I Theravada sarebbero per me i più, che si avvicinano di più al francescanesimo, cioè quelli che sono scevri, che sono staccati un po' da certe frequenta cose. Frequenta Zazen. Preferisce fare meditazione Zen. Zen e Zazen. Sì, Zazen. Certo. Ma cosa vuoi, le correnti poi esistono, ma fare del... Ecco, in Cina non l'hanno accettato il cristianesimo perché non sono dei fanatici, cioè no. Hanno quattro religioni, ognuno ha quattro religioni, tre, quattro religioni. Giampaolo, stai dimenticando una cosa, in Cina non hanno accettato il cristianesimo? Sì. Perché quando sono arrivati i missionari in Cina, sì, hanno scatenato tre guerre dell'oppio, certo, per poter spacciare oppio in Cina. Sì. Per cui chiaramente chi si è opposto a quello è stato vincente, per cui i missionari se la sono mangiata. Certo. Questo è il motivo. Sì, sì, ma comunque il modo anche di fare filosofia da parte dei buddisti è stato proprio filosofia, non è stata religione. Parte che fatto... dopo ci siano delle correnti più o meno ortodosse, che ci siano... Però non fanno senz'altro del proselitismo come le fanno le altre religioni. Lo fanno in maniera diversa, sì. Sì? Cioè, sì. Beh, in ogni caso, allora, l'uomo tende sempre, diciamo, ad esporre delle idee per accalappiare l'altro. No, anche per diffonderle, per farle sentire. Anche per diffonderle, però c'è sempre la tendenza di dire, guarda che io so... Vieni con me che ti salvo. E io vorrei chiedere, ma da chi vuoi salvarmi? Esatto. Siccome io mi ritengo profondamente ateo, anche se è difficile essere ateo, però mi interesso e mi piace così interessarmi di più pensieri, di vari pensieri filosofici, però io cerco di vedere un attimo l'uomo con le sue debolezze. Io per primo, insomma, ho la debolezza di dire mi piacerebbe che tu venissi con me involontariamente, mi spiego? Sì. Se la persona io ti lo piace. Riconosco questo. Anche... C'è tanta gente che non vorrei mai avere con me. Certo, però ce ne sono anche di quelli che vorresti che venissero con te. Ma sai, quelli che vorrei che venissero con me di fatto sono con me. Ecco, ma... Cioè io non vorrei mai fortificare, me ne guardo bene, cioè vorrei sempre avere la tolleranza e lasciare veramente vivere tutti, e abbracciare in un certo senso quello che mi 20 sta ragazzi sgozzati in Algeria perché andavano vestiti all'occidentale. Soprattutto
soprattutto la natura. Taliban dicono o tu metti il velo oppure ti bastono. Comunque il mio pensiero è panteista, quello è, mi innamoro di tutto quello che mi sta attorno, almeno mi piacerebbe. L'importante è innamorarsi e crescere. Ciao. E sentirlo. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Sì. Sì, dunque. Beh, le telefonate sono state veramente ricche di notizie, discussioni e cose varie. Voglio dire una cosetta, scusa. Sì, no, fa pure. Dunque, mi comunicano via telegrafica che in Russia il dio Perun, che era un dio dei tuoni e fulmini e pietre infuocate, si fece chiamare Sant'Elia per poter continuare. Ciao, dimmi. Buona giornata, mi sentite? Sì. Volevo chiedere questo, mi riallacciavo all'intervento di un ascoltatore, sì, che parlava di festività ex pagane, poi sì, viste e riviste in chiave cristiana. Per sì. Io volevo aggiungere, per esempio, il Natale era non era altro che la celebrazione del solstizio d'inverno. Sì. Che era proprio il 25, esatto, che poi è stata ripresa come la nascita di Gesù, esatto, sì. Ma non è la Befana era una dea pagana, una dea, sì, benefica, sì, aveva anche un suo nome che adesso mi sfugge. Olda. Olda, sì, sì, ho, esatto, mia figlia dietro che sa tutto, sì, esatto. E poi anche l'ultimo dell'anno era una festa pagana, il carnevale, eccetera, certo, eccetera. Ecco, volevo chiedervi questo. Io ho visto il film Excalibur. Sì. Sì. L'avete visto voi? Sì, sì. È un culto. Mi ha colpito molto. E praticamente era uno scorcio di mondo pagano, diciamo in decadenza. Sì. Stava morendo, sì. Sì, diceva infatti Mago Merlino che era finito il loro mondo e stava arrivando il mondo del. Sì, difatti dice, Merlino dice nel film, fa, le fonti non parlano più. Sì, esatto. Ecco, io volevo chiedere se per caso voi sapete se in epoca pre-cristiana c'è stata una rappresentazione del Graal. No, sembrerebbe che il Graal fosse una rappresentazione celtica delle divinità dell'Irlanda. Ah. Cioè irlandese, e il Graal era, non era altro che un calice con cui effettivamente i sacerdoti druidi celebravano le loro feste. Sembrerebbe, sì, era il simbolo dell'acqua, e naturalmente questo è stato ripreso dai cristiani e lo hanno fatto un po' di sincretismo, diciamo, col calice divino. Ho capito. Sì, però esistono appunto varie raffigurazioni del discorso del Graal, però soprattutto dal punto di vista della magia di tipo sessuale, il Graal è un contenitore, cioè è l'unione di due elementi. Cioè, il simbolismo del Graal cristiano, cioè del calice cristiano, c'è tutto alle spalle, tutta una forma di simbolismo proprio di magia sessuale. Addirittura la stessa messa ha un retaggio di magia sessuale. Ad esempio, perché ad esempio le donne non possono diventare sacerdote nell'ambito cattolico? Perché non sono dotate di sperma, solo il maschio è dotato di sperma, di conseguenza soltanto, siccome appunto c'è una forma di il cristianesimo, è una forma di magia, di masturbazione sacra, di conseguenza la masturbazione tramite l'emissione di sperma la può fare solo il cristianesimo e solo gli uomini possono diventare sacerdoti. Cioè proprio all'origine proprio del cristianesimo c'è questa forma anche di magia sessuale. E per quanto riguarda la spada nella roccia? Ma quella è una leggenda, è e leggenda poi... che fa del ciclo di Artù. Cioè, sì, c'è tutto un ciclo di leggende che parla di questo. No, ma secondo ad esempio alcuni, ad esempio, Re Artù era un generale romano sopravvissuto al crollo dell'impero. Cioè, sarebbe stata la ripresa di questa leggenda, di questo antico re, di questo antico generale come re. Basta pensare poi che ad esempio uno dei simboli di Artù è il drago, e il drago è sempre stato il simbolo del paganesimo, cioè difatti i santi hanno sempre combattuto contro i draghi, di conseguenza ci sarebbe da rifarsi appunto a una manifestazione di tipo proprio pagano. Logicamente poi col passare del tempo, non possendo essere più pura nel Medioevo, l'hanno rielaborata, l'hanno addolcita, l'hanno un attimino camuffata, però anche tutto il ciclo del punto della tavola rotonda di Camelot è una ripresa di antiche leggende pagane. Esatto, sì, sì. Vi ringrazio. Niente, ciao, grazie a te. Ciao.
ciao. Ciao. Ciao, ciao, grazie. Se fosse... No. Cosa dice Morgana nelle nebbie di Avalon? Dice... il film è stato tratto dalle nebbie di Avalon, praticamente hanno inquinato l'acqua della fonte del calice, contenuta nel calice, col vino, cioè con una cosa fabbricata, ciò che era puro della natura l'hanno rovinata praticamente. Questo è Morgana, sì, che lo dice. Sì, beh, difatti, e grazie sempre al mio interlocutore che ho alle spalle, perché io non so queste cose. Sì, beh, quello che volevo dire. E gran parte delle leggende che sono sopravvissute, che ci sono pervenute, sono sopravvissute deformate. Cioè, io parlo, ad esempio, parliamo di mitologia nordica, ad esempio, l'Edda di Snorri è sopravvissuta perché un prete l'ha trascritta. Logicamente, le cose che potevano essere più d'ostacolo, potevano essere più antipatiche, che piacevano meno, venivano alterate e modificate. E d'altronde tutto quello che ci è giunto, proprio l'hanno filtrato proprio per cercare che fosse in maniera maggiore condizionata. Sì. Ciao, pronto? Sì, pronto. Ci senti? Cacchio, questo qua. Sì. Ha messo giù. Perché hai messo giù? Volevamo parlare proprio con te. Vabbè, comunque richiamaci. Siamo, sì, il numero è sempre 700-700, noi siamo qua di conseguenza. Forse ho sbagliato a non risponderti direttamente per la cornetta, ma messo subito in linea. Ecco, volevo dire, di conseguenza, tante leggende, tante forme, tante sopravvivenze, tanti culti sono arrivati a noi deformati, proprio perché le cose che erano più ostiche sono sempre state deformate e tolte. D'altronde, che fosse un clima abbastanza intollerante, questo lo sappiamo benissimo. E anche loro hanno fatto sempre, cioè addirittura, loro hanno fatto passare l'antichità dell'umanità come protostoria cristiana, cioè qualsiasi cosa per loro non poteva essere all'infuori del cristianesimo. Basta pensare che c'erano alcuni santi che dicevano: facciamo prigioniero in nome di Cristo ogni pensiero, cioè proprio questa è la loro vocazione, cioè quello di rendere schiavi anche le parole e le idee. Loro le hanno sempre deformate per dare un sintomo di quello che poteva essere il clima che è regnato con la dominazione e con la intolleranza monoteista. Io consiglio tipo di vedere un film di Ken Russell che si chiama I diavoli di Ludum. È un film abbastanza forte, che dimostra soprattutto come agiva l'Inquisizione e a cosa portava. E di questo caso, che è stato un caso abbastanza recente di stregoneria, perché risale al 1600, si dimostra chiaramente quali erano le tematiche, quali erano le finalità, però dà chiaramente una dimostrazione di qual era il clima, di qual era la forza con cui la Chiesa si poteva permettere di annientare qualsiasi cosa che andava contro. Sì, perché in effetti spesso si giocava anche a livello politico, perché sì, i stregoni hanno presi ben pochi. Sì, ma difatti anche l'attacco alla stregoneria è stato un attacco proprio dovuto anche a motivi economici. Proprio. Dimmi. Pronto? Sì, ciao, dimmi. Sì, ciao, sono Cesarina. Ciao, Cesarina. Sì, ho telefonato anche, ho telefonato un'altra volta. Dai, ti metto in linea un attimo, scusa. Vai. Ciao, Cesarina. Dimmi. Sì. Ciao. Ciao, dimmi. Ciao, Cesarina. Senti, mi vorria, cosa che ne pensevo e altri, di sto Antonio da Padova, famoso generale dell'Inquisizione, a quanto, insomma, che ho letto tempo fa e anche sentito parlare, che ha distrutto perché i gera cattolici in Francia, un popolo che si chiamava il popolo Doc, come sembra, adesso non ricordo bene. Lingua Docca? Lingua Docca? Sì, beh, sì, io posso dirti solo una, io ti do una risposta, cioè tu parli di Sant'Antonio? Ecco. Guarda, io dunque... Che dopo si diventa Sant'Antonio, sì, ma tutti lo adora come santo. Sì, ma no, io posso darti solo una cosa. Lui sa che gli ha distrutto un popolo perché non era cattolico, insomma. Ecco, cosa che ne pensavo? Adesso lo diciamo... Di questo che ha fatto la chiesa, queste cattedrali, queste cose immense che non valgono niente. Vi saluto. Ciao, ciao, grazie. Beh, io venendo da Marostica, che abito vicino a Romano d'Ezzelino, da dove viene il buon Ezzelino III da Romano, ebbe l'avventura di incontrare questo santo disgraziato, e questo santo gli si avventò contro perché lui combatteva la chiesa. E lui non lo prese neanche in considerazione perché era un pazzo, solo che proprio era un pazzo pericoloso che gli altri hanno fatto santo. Per quanto riguarda fare cattedrali, le cattedrali servono per una sola cosa: mettere in ginocchio le persone, non serve a chi vengono fatte. Pronto? Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Sono Anna. Ciao Anna. Ciao. Le cattedrali servono a mettere in ginocchio
chi vuole essere messo in ginocchio. Sai, dopo c'è qualche ferro rovente dietro che ti aiuta. Poi c'è qualche ferro rovente che ti aiuta. Claudietto, caro, parlami per telefono. Va ben subito. Vedo che sei molto confusa con Claudio. Ma faccio fatica a usare il telefono così, eh. Niente, nel senso che la cattedrale è l'aspetto scenico, no? E dopo però ci sono i ferri roventi, ci sono gli eserciti, ci sono i roghi, c'è la galera. No, sai perché sono intervenuta? Proprio per Sant'Antonio. Dimmi. Perché 2 anni fa volevo entrare per vederne l'architettura. Sì. Perché io non, cioè io credo in Dio, in Gesù Cristo, ma non credo negli uomini che lo rappresentano, punto. E non mi hanno lasciato entrare perché avevo le gonne troppo corte. E non era vero, sai, perché alla fine le ho tirate giù, sono entrata, le ho tirate su, erano come prima, andava bene lo stesso. Probabilmente saranno piaciute anche al prete. Saranno piaciute anche al prete, le tue gonne. Beh, era un bel prete, speriamo. E la sua veste non mi impedisce di giudicarlo e di pensarlo al maschile, sempre maschio, cioè quello è. Difatti Bataille dice, fa... La seduzione è pagana, seducetevi l'un l'altro. Seducetevi, seduzione, seducetevi l'un l'altro. Che è la cosa più bella. Esatto. No, volevo farti un'altra... ho visto l'idea, a parte che sono rimasta sconvolta perché ho visto una mascella, non so che cosa fosse, di denti, di roba del genere, orribile la cosa, vabbè. Lasciamo perdere Sant'Antonio, che però è vero, la signora, quello che ha detto la signora adesso e quello che hai detto tu, la sua storia è tremenda. La gente però sembra scordarsene e non volerla recepire. Certo. E l'altro giorno, aspetta, martedì mi sembra, o mercoledì che fosse, no, ieri era mercoledì, ho perso la cognizione del... martedì, hanno fatto vedere per televisione, su Rai 2, tutta sta gente che fa messe nere, la chiamano anche stregoneria. Sì, sì, roba cattolica comunque. La roba che ci è estranea. No, ma non faccio. Lo chiedo a voi perché a chi lo vado a chiedere? Sì, chiedi, chi? Certo, certo. Cioè, mi rivolgo a voi perché non ho altre cose. Sì. Ne approfitto. Poi hanno fatto vedere, cioè, questo non mi ha dato tanto fastidio la messa nera perché non mi interessa una Madonna di quella cosa. Ma qui a Treviso, vicino a me, hanno fatto vedere questa persona che guarisce con le mani. Sì. E quello che mi ha dato proprio lo schifo, ha preso dell'alcol, l'ha messo sulla pancia della donna, sì. E scusa ma mi viene anche da rida, e dopo non so, si vedeva che la pellicola saltava, che mandavano avanti, a un certo punto ha materializzato dalla pancia un grumo di sangue, che era come la carne, argumato come un coagulo, che secondo lui prelevato dallo stomaco. Ma io dico sì. Ma siamo scemi? Guarda che equivale a mettere il Dio dentro la particola, mangiarsi il corpo di Cristo è la stessa roba. Claudio, io so che l'ostia consacrata è un simbolo e so che mi mettevano in bocca un simbolo, ma dalla particola, come chiami tu, a materializzare il rumo, ma tu dovevi vedere, che tra l'altro è anche maldestro, perché la signora la giornalista gli fa, mi sembra che lei sta roba l'abbia tirata fuori dalle mutande della signora, e lui ha detto no. Che mi sono ricordata poi, perché... mi fa un po'... no, mi preoccupa, non mi frega niente in realtà, ma vorrei dire alla gente, aprite gli occhi. Sì, ma infatti. Sì. Ma quello diciamo anche noi, aprite gli occhi. Sì, e non credete niente. Scusatemi, sì. Se ci parliamo addosso sì, non ci capiamo più. Questo studio di questa persona era pieno di gente, ma guarda, veramente pieno. Fanno anche la spara più grossa, no? Prego? Fanno a chi la spara più grossa. No, ma era pieno di pazienti. Sì. E questo qua prende 50.000 lire al quarto d'ora, ho detto coglione, vi fate anche pagare. Scusami la volgarità. Sì, sì.
E mi sono ricordata poi, più tardi, perché mi è rimasto, io sono abbastanza schifiltosa, quando ho visto questa cosa mi ha dato un po' il senso, un po' di nausea, e ho pensato subito, sto qua, insomma, non vedete che sta che è una puttanata, che è un... sembrava un trucco. No, lo è. È un trucco. È una truffa. È una truffa all'occhio della persona, e tu stai là e ti sottoponi, tra l'altro. Sì, sì. Metti alla berlina il tuo corpo per fare un favore a sto stronzo che ti prende in giro. Hanno fatto vedere anni fa un documentario proprio che veniva dall'Oriente, dove ci sono delle persone... Sì, quei filippini, sì. Bravo. Esatto, i guaritori filippini. Esatto, che addirittura toglievano pezzi di budella. Sì. Io per andare nello studio di questa persona e dirgli quello che penso, manco ci metterei un secondo. Ma comunque è tutta una cosa particolare. Lo fanno una volta, dopodiché è solo truffa. Ma allora, spiegami una cosa, Claudio. Mm. Perché ti sto ascoltando, sì. E sono piuttosto critica. Ma io ho Mario qua che mi comincia a bestemmiarmi. Mamma mia, vo' via ora. Vabbè, dai. Ti spiego solo questo. È truffa bella e buona. Esistono delle operazioni che si possono fare di questo tipo, no? Però richiedono una tale quantità di energia che tu le fai una volta, dopodiché non le puoi più fare. Cioè, ti rovini, ti distruggi. Rovini il tuo... Sì, ma infatti se tu leggi molti veggenti, molta gente che fa ste robe, no? All'inizio fanno delle buone cose, dopodiché sono costretti a fare dei trucchi, capito? Okay. Perché? Sì. No, perché in effetti la loro energia si mescola con quelli che praticamente gli astanti, e loro perdono la loro forza. Esatto. Per cui sono solo truffe, dal primo all'ultimo. È esattamente come la promessa del paradiso. Adesso metto giù, perché altrimenti qua Mario mi uccide. Ciao. Niente, io sto per chiudere. Francesco, se vuoi dire qualcosa? Sì, penso che abbiamo affrontato diversi argomenti, al limite qualcuno alla prossima trasmissione può sempre richiamare. Comunque bisogna dire che noi non demorderemo mai e saremo sempre più duri. Niente, noi continueremo sempre a difendere la nostra causa, nonostante le campagne diffamatorie che ci fanno sui giornali, perché in effetti, come dice la Anna, ci sono dei truffatori che fanno queste cose e il prete attacca noi, cioè il prete usa questa gente per attaccare noi. Naturalmente l'orrore appartiene ai cristiani, la paura, il terrore appartiene ai cristiani e non appartiene a noi. Un accenno brevemente. Chi vuole scrivere all'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, ripeto l'indirizzo, casella postale 53, Marostica, Vicenza. Chi vuole scrivere a me è Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, Venezia, Italia. Padania, se vuole. Ricordo l'argomento della prossima volta, sarà alcune cose che dividono Gesù di Nazareth dalla stregoneria, secondo alcuni principi etici del paganesimo. E parleremo delle cose che non si possono assolutamente fare quando si decide di costruire una religione, o quando si ha una fede, o quando si ha un credo. Intanto vi ringrazio tutti quanti, rivederci a giovedì prossimo e a risentire.